Le 18.30, buon mercoledì sera dagli studi di TG 2000, mai scendere a compromessi con il peccato. È uno dei passaggi della catechesi di Papa Francesco, oggi in udienza generale in piazza San Pietro, dove c'è stato spazio anche per un appello per l'Ucraina. Dal Vaticano subito Cristiana Caricato, ben trovata. Buonasera da Piazza San Pietro. Prosegue il ciclo di catechesi sulla misericordia di Papa Francesco che questa mattina durante l'udienza generale ha parlato dell'episodio evangelico di Simone e della peccatrice. Ricordate Simone il fariseo che invita Gesù a pranzo e la donna in lacrime che unge i piedi di Gesù con l'olio profumato. Ebbene, è stata l'occasione per Papa Francesco per ribadire che senza misericordia i peccatori sono isolati come lebbrosi, mentre l'umile sincerità della donna che si prostra davanti a Gesù testimonia un atteggiamento di abbandono, di amore totale per il Signore, ed è il giusto atteggiamento che deve tenere il cristiano. Il Papa ha messo ancora una volta in guardia dall'ipocrisia, dal credersi migliori degli altri, non guardando appunto la trave nei propri occhi. Ma ascoltiamo la cronaca che ha fatto per noi Paolo Fucili. Il sottofondo musicale viene dalla Croazia, ma ci sono gruppi anche da Russia e Ucraina. Aria di festa all'udienza generale di oggi in San Pietro sotto un sole già quasi estivo. Da 3 settimane Francesco ha messo mano alla misericordia secondo racconti e parabole del Vangelo, come la peccatrice che lava e asciuga i piedi a Gesù ungendoli con unguenti profumati, con grave scandalo del fariseo Simone che lo ospita a pranzo. Perché un vero profeta, secondo lui, dovrebbe riconoscere e tener lontani i peccatori come si fossero lebbrosi. Ma questo modo di intendere la religione, Francesco approfitta per spiegare, non considera che la parola di Dio insegna a distinguere tra peccato e peccatore. Con il peccato non bisogna scendere a compromessi, mentre i peccatori, cioè tutti noi, siamo come dei malati che vanno curati e per curarli bisogna che il medico li avvicini, li visiti, li tocchi. A patto ovviamente che il malato riconosca di aver bisogno del medico. Gesù pone fine a quella condizione di isolamento a cui il giudizio impietoso del fariseo e dei suoi concittadini, i quali la sfruttavano, la condannava. Attenzione perciò, il Papa esorta in conclusione a non fare anche noi oggi come loro. Tutti noi siamo peccatori, ma tante volte cadiamo nella tentazione dell'ipocrisia, di crederci migliore degli altri. Ma guarda tu il tuo peccato, tutti noi guardiamo il nostro peccato. E come avete sentito, al termine dell'udienza generale, Papa Francesco ha fatto un nuovo appello per l'Ucraina, da tempo coinvolta in un conflitto armato e ora in pratica dimenticata dalla comunità internazionale. Il Papa ha anche ricordato che la colletta di domenica prossima, 24 aprile, sarà interamente devoluta alle popolazioni ucraine. Ma qual è la situazione del paese? Quali sono le prospettive di pacificazione? Che ruolo potrebbe svolgere l'Europa? E soprattutto, quante altre volte il Papa ha richiamato la comunità internazionale su questo dramma che si vive alle porte dell'Europa. Sentiamo tutto nel servizio di Nicola Ferrante, io poi restituisco la linea allo studio. All'inizio il mondo non aveva capito la vera posta in gioco, sembrava un conflitto circoscritto sia territorialmente che politicamente, anzi gli analisti più precisi tuttora ritengono che non si debba parlare di vera e propria guerra con la Russia, ma quello in Ucraina è a tutti gli effetti uno scontro dettato da interessi economici e geografici, insomma una guerra ai più dimenticata, ma non nell'animo di Papa Francesco che all'udienza di stamattina è tornato a riaccendere i riflettori sul dolore della povera gente. La popolazione dell'Ucraina soffre da tempo per le conseguenze di un conflitto armato, dimenticato da tanti. Come sapete, ho invitato
la Chiesa in Europa a sostenere l'iniziativa da me indetta per venire incontro a tale emergenza umanitaria. Francesco fa riferimento alle parole già pronunciate durante il Regina Coeli della Domenica in Albis, al termine della Messa della Divina Misericordia, quando aveva rivolto il suo pensiero al dramma di vittime e sfollati nell'est europeo. Oltre ad accompagnarli con il mio costante pensiero e con la mia preghiera, ho sentito di decidere di promuovere un sostegno umanitario in loro favore. A tale scopo avrà luogo una speciale colletta in tutte le chiese cattoliche d'Europa domenica 24 aprile prossimo. Una guerra, quella in Ucraina, iniziata il 24 novembre 2013 per i falliti accordi con l'Europa, poi il 17 dicembre i nuovi accordi ma con la Russia, il 6 aprile 2014 allora l'occupazione dei palazzi del potere, l'11 maggio il contestato referendum e la vittoria separatista da Kiev e nell'estate gli sconfinamenti dell'artiglieria russa fino agli accordi sul cessate il fuoco di Minsk. In ballo anche la questione della Crimea, che attraverso un contestato referendum alla fine ha deciso l'annessione alla Russia. Un cammino segnato, come ricorderete, da episodi eclatanti, tra cui perfino l'abbattimento del volo della Malaysia Airlines finito nel fuoco di fila e più di recente l'intricato caso della pilota ucraina in sciopero della fame accusata da Mosca di aver ucciso due giornalisti russi. L'Ucraina torna fra le preoccupazioni di Francesco durante l'udienza odierna anche per i 30 anni dal disastro di Chernobyl. Era l'1:23 del 26 aprile dell'86 quando esplose il reattore numero 4 della centrale nucleare. Mentre rinnoviamo la preghiera per le vittime di quel disastro, esprimiamo la nostra riconoscenza ai soccorritori e per tutte le iniziative con cui si è cercato di alleviare le sofferenze e i danni. Parliamo di pensioni adesso con Pierluigi Vito e delle tre ipotesi allo studio del governo per favorire la cosiddetta flessibilità in uscita, ossia permettere il pensionamento qualche anno prima ma con un assegno più basso. Sarà una lunga estate di studio e dibattito, poi a settembre si dovrebbe cambiare ancora. Parliamo delle pensioni, in particolare per quel che riguarda i possibili scivoli per fruire in anticipo del trattamento previdenziale, così da agevolare l'assunzione di giovani al posto di chi va via. Al momento, ricordiamo, per fruire della pensione di vecchiaia servono 66 anni e 7 mesi di età, una soglia che dal 2019 verrà adeguata ogni due anni alla speranza di vita, arrivando a 70 anni si prevede nel 2049. Per lasciare il lavoro anticipatamente servono 42 anni e 10 mesi di contributi, che dovrebbero salire a 46 anni e 3 mesi nel 2049. E ora cosa può cambiare? Tre sembrano le opzioni al vaglio. L'ultima novità è il prestito pensionistico, ovvero quando mancheranno pochi anni dal raggiungere i requisiti di vecchiaia, si potrà chiedere un mini anticipo sull'assegno, per esempio di 700 euro al mese, da restituire in piccole rate quando inizia a decorrere la pensione piena. C'è poi l'idea già nota della flessibilità in uscita. Si andrebbe in pensione fino a 4 anni prima del raggiungimento dei requisiti di base, ma con una penalizzazione sull'assegno mensile del 2% per ogni anno di anticipo, fino a un massimo dell'8%. Una strada che avrebbe un costo per l'INPS, valutata tra i 3 miliardi e mezzo e i 7 e mezzo nei prossimi 10 anni, ampiamente coperta dai fondi accantonati, dicono i sindacati, che anzi vorrebbero uno scivolo senza penalizzazioni. Infine, l'ipotesi ricorrente dell'estensione a tutti della cosiddetta opzione donna, andare in pensione con almeno 57 anni d'età e 35 di contributi, ma qui si perderebbe tra il 25 e il 30% dell'assegno. Palazzo Chigi, dal canto suo, fa sapere che non c'è ancora nulla di concreto, ma sarebbero allo studio interventi più limitati, come favorire i prepensionamenti pagati dalle stesse imprese e i meccanismi di staffetta generazionale previsti dalla riforma del lavoro. E poi l'impegno a rivedere il provvedimento, universalmente criticato, che quest'anno ha innalzato la tassazione sui fondi pensione al 20%.
A proposito di lavoro, sono scesi in piazza i metalmeccanici, manifestazioni si sono tenute in varie città italiane come Milano o Napoli, sciopero di 4 ore contro la proposta di rinnovo del contratto di Federmeccanica. Marco Bergamaschi. Quattro ore di sciopero nazionale dei metalmeccanici con un'adesione secondo i sindacati del 70%, iniziative unitarie di FIM, FIOM e WILM. Cortei in molte città d'Italia, in particolare a Napoli, Reggio Emilia e Milano, dove la manifestazione si è chiusa con un comizio vicino alla sede di Asso Lombarda. Riconquistare il contratto, lo slogan. Per gestire le crisi delle loro imprese! Dopo 8 anni, altro che per convincere Federmeccanica e assisterla a modificare la proposta sulla parte salariale e tornare subito alle trattative. Una proposta che per i sindacati esclude sarebbe il 95% dei lavoratori da aumenti salariali del contratto nazionale, mentre non più del 5% dei metalmeccanici, quelli che sono al di sotto del salario minimo di garanzia, riceverebbe circa 37 euro in più al mese dal 2017. Noi vogliamo difendere ed estendere il contratto nazionale di lavoro. Vogliamo che i salari dei lavoratori aumentino, che sia difeso il potere d'acquisto. Oggi lo dice Visco della Banca d'Italia, che uno dei temi per far ripartire l'economia è aumentare il potere d'acquisto dei salari. Vogliamo rinnovare il contratto, vogliamo rinnovarlo davvero, non con gli schemi che Federmeccanica ci propone, ma fare un contratto innovativo che guardi alla partecipazione, a un salario che sia davvero dato a tutti, a grandi interventi sulla professionalità. Un contratto nazionale davvero nuovo. Speriamo, commenta la segretaria generale della CISL, Furlan, che Federmeccanica ritorni sui suoi passi ed accolga le proposte dei sindacati in modo da chiudere rapidamente il rinnovo del contratto di lavoro. Spostiamoci a Genova, da dove arriva un allarme. Il petrolio fuoriuscito nel torrente Polcevera sta arrivando al mare e ha ucciso fauna e flora lungo il percorso. Francesco Durante. È una corsa contro il tempo a Genova per evitare che aumentino le proporzioni del disastro ambientale causato dal greggio riversatosi nei torrenti Fegino e Polcevera a seguito della rottura di una tubatura dell'oleodotto che collega il porto petroli della città alla raffineria Iplom di Busalla. Si teme infatti che l'arrivo della pioggia, prevista nel fine settimana, rallenti gli interventi di bonifica e trascini in mare i circa 600 metri cubi di greggio che da domenica sera hanno già inquinato i due corsi d'acqua. C'era questa esalazione di questo odore acre, avevamo paura anche facesse male di svenire, proprio una paura terribile, terribile, terribile. L'azienda Iplom è intervenuta per contenere il danno provocato, sistemando alcune barriere di panne assorbenti e rimuovendo poi il greggio con mezzi di autospurgo. Successivamente si proseguirà con la pulizia delle sponde e dei terreni circostanti. Malgrado la situazione sia costantemente monitorata da parte della Protezione Civile, alcune chiazze oleose hanno già raggiunto il mare, spinte dal vento e dalle correnti, sfuggendo alle barriere assorbenti. Si punta quindi a rafforzare gli interventi di bonifica che potrebbero tuttavia complicarsi a causa della perturbazione imminente e tra i residenti cresce la preoccupazione. E adesso chissà, questo inquinamento peggiorerà tutta la situazione di Genova, penso, perché andando nel Polcevera poi va a finire in mare e se non bonificano subito addio estate, addio bagni. La cronaca con i maltrattamenti continui su bimbi fra i 12 e i 24 mesi in un asilo nido comunale a Roma. È finita agli arresti domiciliari un'educatrice, mentre altre due sono state sospese dall'insegnamento in via cautelativa. L'accusa è di concorso in maltrattamenti aggravati e continuati. Una brutta storia iniziata a febbraio, quando alcune supplenti della struttura hanno denunciato le violenze verbali e fisiche di cui si erano accorte. Poi le telecamere nascoste nell'asilo dagli inquirenti hanno effettivamente documentato una serie di episodi violenti che hanno portato ai provvedimenti di oggi. A Legnano invece continua a far rumore il presunto caso di discriminazione a scuola nei confronti di una ragazza disabile. In vista della gita poi sospesa, nessuna studentessa avrebbe voluto condividere la stanza con la compagna autistica. Sentiamo Luciano Piscaglia. È questa la scuola media di Legnano, in provincia di Milano, da giorni al centro di un presunto caso di discriminazione e bullismo nei confronti di una ragazzina di 13 anni affetta da autismo.
I fatti sono noti. Alla vigilia di una gita scolastica a Mauthausen, i genitori della ragazzina hanno scoperto da alcuni messaggini sui cellulari che le compagne di classe della figlia esprimevano paura e rifiuto all'idea di condividere la camera con lei e, ritenendo l'atteggiamento discriminatorio, hanno prima denunciato l'accaduto alla scuola e alle altre famiglie e poi ritirato la figlia dalla gita. Il clamore suscitato dalla vicenda, portata all'attenzione politica dal Movimento 5 Stelle, ha indotto anche il ministro dell'istruzione Stefania Giannini ad intervenire e poi la scuola stessa a sospendere la gita. Ieri i genitori dei compagni di classe della ragazzina hanno deciso di rompere il silenzio. In una lettera affidata ad un legale respingono le accuse rivolte ai loro figli, che convivono da 3 anni senza problemi con la compagna autistica, e definiscono i messaggi dei ragazzi non un atteggiamento di rifiuto, ma semmai una richiesta di supporto da parte di 13enni non in grado, scrivono, di gestire in autonomia eventuali momenti di difficoltà. L'ipotesi di fare dormire la ragazzina in camera con l'insegnante di sostegno non sarebbe stata accettata dai suoi genitori. Ora, in attesa delle conclusioni dell'ispezione in corso, la nuova dirigente, chiamata a sostituire la preside recentemente scomparsa, invita tutti a riflettere e a trovare una soluzione che permetta a tutti gli studenti di partire al più presto per la gita programmata. Io quello che vorrei fare adesso è tutelare tutti i ragazzi della classe, ma la ragazza, cioè tutti devono essere tutelati, perché il primo principio della scuola è la tutela dei ragazzi e i ragazzi hanno sempre bisogno di adulti che li tutelino, e a volte gli adulti perdono un pochino il controllo su questa cosa, ma i ragazzi vanno tutelati e hanno bisogno, insomma, di punti di riferimento. Ancora cronaca, è stata scarcerata dopo 21 giorni di detenzione Fausta Bonino. Si tratta dell'infermiera dell'ospedale di Piombino, accusata, lo ricorderete, di aver ucciso 13 pazienti nel reparto di rianimazione attraverso iniezioni di eparina. Il Tribunale del Riesame di Firenze ha annullato l'ordinanza di arresto dopo ricorso del legale della donna, rimettendo in libertà l'infermiera, che ora si trova nella propria abitazione. Spostiamoci a Napoli, nel quartiere di Secondigliano, da decenni teatro di conflitti fra clan della Camorra. Nella notte raffiche di Kalashnikov contro la caserma dei Carabinieri, a sparare una baby gang. La cronaca con Massimiliano Cocchi. I segni dei proiettili sono ben visibili sulle finestre e sul muro della caserma. Diverse raffiche di Kalashnikov sparate nella notte da 4 ragazzi arrivati a bordo di 2 scooter. Erano giovanissimi, dicono ora i carabinieri, che stanno visionando i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza che si trovano nella zona della caserma di Via del Macello a Secondigliano. Non ci faremo intimidire, è stata la prima risposta dei militari che operano in questa periferia difficile di Napoli, dove solo 2 giorni fa un gruppo di rapinatori ha sparato contro un furgone portavalori e ferito una guardia giurata, per poi fuggire con il bottino tra la folla terrorizzata. La prima ipotesi, quella della Camorra che sfida lo Stato colpendo una caserma, simbolo delle istituzioni, è stata presto accantonata per fare posto a una pista altrettanto inquietante, il gesto di una delle baby gang che imperversano in città, bande di giovanissimi criminali legati a gruppi storici della Camorra. In lotta tra loro per il controllo delle attività illecite, le chiamano le paranze dei bambini. Alla luce di quelle che sono alcune indicazioni che abbiamo, vorrei fare un appello. Dal momento che si tratta di giovanissimi che hanno compiuto questo efferato gesto, io li esorto a deporre le armi, perché quello che stanno facendo non è un videogioco. Parliamo adesso di migrazione, perché arrivano purtroppo le prime conferme sul naufragio di sabato nel Mediterraneo, costato la vita a centinaia di persone. L'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati ha raccolto le testimonianze di 41 migranti di varie nazionalità. È emerso che tra le 100 e 200 persone sarebbero partite da Tobruk in Libia su un'imbarcazione in pessime condizioni. Al largo poi i trafficanti avrebbero tentato di far salire a bordo altre persone da una barca più piccola, ma il mezzo più grande non ha retto e sarebbe affondato. E del dramma dell'immigrazione e delle chiusure dell'Occidente ai migranti ha parlato con Antonio Soviero il cardinale Tagle, arcivescovo di Manila e presidente di Caritas Internazionale. Sentiamo. I muri esteriori scaturiscono dai muri interiori. Questi muri interiori della mente, degli atteggiamenti, no, vengono da una paura, da un timore della realtà, della sofferenza del mondo.
Noi abbiamo paura di vedere le conseguenze delle nostre decisioni sbagliate, però non vogliamo vedere la verità. E per proteggere noi stessi, no? La risposta è costruire muri, muri del cuore, della mente interiore, che diventano muri esteriori. Tra i tanti leader europei, in questo caso, che sono a favore della non accoglienza, del chiudere le porte ai migranti, ai profughi, ci sono tanti cristiani. Come si concilia questa non accoglienza col definirsi cristiano? Io non voglio condannare qualcuno, perché io non vedo il cuore della persona, però io voglio fare un appello, sentire la voce della gente che soffre, e invito i leader di andare ai campi, di toccare le mani delle mamme, di sentire l'odore, no, delle famiglie. Forse la realtà che è più grande delle idee, teorie ideologiche, possano toccare il cuore, la coscienza. Prima di salutarci, un'ultima notizia arrivata adesso in redazione. La banca potrà acquisire e vendere la casa data a garanzia del mutuo dopo almeno 18 rate non pagate, senza passare per le aste giudiziarie. Lo prevede il decreto legislativo sui contratti di credito ai consumatori, approvato poco fa in via definitiva dal Consiglio dei Ministri. La nuova disciplina si applica ai futuri contratti e non è retroattiva. Perché l'esproprio possa avvenire, le parti devono firmare una specifica clausola da inserire nel contratto di mutuo. E siamo adesso al momento del nostro TG Post. Oggi Vincenzo Grienti ci racconta la storia di Don Gioacchino Rey, prete coraggioso nella Roma della resistenza antinazista. Don Gioacchino ha aiutato famiglie, alleati in fuga, ebrei e persone ricercate. Subito una piccola anticipazione, vi auguro buona visione, e dopo il TG Post l'appuntamento è come sempre con Attenti al Lupo. Buona serata.